Ho sceso dandoti il braccio, mortale. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di stati. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio. Non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto bruciate, erano le tue. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna. L'8 marzo, festa della donna, voi avete organizzato un flash mob. Sì, abbiamo organizzato un flash mob che c'è stato, praticamente l'abbiamo fatto grazie anche all'aiuto della professoressa che ci ha dato questa iniziativa, e poi siamo adoperati nei giorni scolastici per organizzare questa cosa che l'abbiamo molto sentita. Per molti l'8 marzo è un motivo per fare solamente festa, ritrovarsi, sì, a fare scene, invece che cos'è? È una cosa molto commercializzata oggi, invece noi abbiamo cercato proprio a fondo qual è il problema vero delle donne, che è la violenza, che si stanno... è un fenomeno che sta aumentando sempre di più. Come mai sei morta per questa occasione? Per simboleggiare tutte le donne che muoiono a causa del femminicidio. L'8 marzo per molte donne è un motivo per fare solamente una serata di festa e di divertimento, invece è un giorno molto importante. Sì, certo, anche se questa festa viene spesso commercializzata, alla fine deve essere presa, diciamo, con più serietà, perché è una rivendicazione dei diritti delle donne, delle donne. Tu come lo passerai l'8 marzo? Io niente di speciale, perché alla fine, cioè, non dovrebbe essere una festa commercializzata, ma dovrebbe essere invece, diciamo, comunicato il vero significato di questa festa, che è proprio una rivendicazione dei diritti che molto spesso in Italia, ma anche in altri paesi, vengono violati. Sai perché è stato scelto l'8 marzo come data? Sinceramente no. Per te invece che significato ha l'8 marzo? L'8 marzo ha sempre un significato profondo, perché in fondo molti la vedono leggera questa festa, come se questa cosa potesse succedere sempre ad altre, come se succedesse soltanto nei TG a persone che noi molto spesso nemmeno conosciamo. Ma questa cosa esiste ed è molto più vicina di quanto molti pensano, e credo debba ricordarlo a tutte. Anche giovani ragazze come voi? Dalle giovani alle più adulte, perché questo pericolo c'è e dobbiamo combattere per questo. Ecco, abbiamo visto molti cartelli con i nomi di Sara Scazzi e anche di altre ragazze vittime di violenza e soprattutto di omicidio. Come le volete ricordare in questo giorno? Ora come ora preferirei ricordarli come altre cicatrici sulla nostra storia, però, cioè, è bello ricordarle quel loro sorriso che ci hanno fatto vedere nelle foto.